Buongiorno e buona giornata, buon ultimo fine settimana di marzo. Stavo guardando il calendario, che bello, un po' sbarazzino alla Gogu Gohan, come volete. Sabato 27 marzo, 5 minuti dopo le 12, quando ora sto registrando. Allora, parliamo come di consueto in questo primo dei due video di oggi, come vi avevo detto già ieri su Facebook, perché il secondo video, anche se arriverà tra un paio di ore, dedicato alla Formula 1 e alla MotoGP, ovviamente sabato, sapete, giorno di qualifiche. Allora, andiamo con appunto i risultati, o meglio, report di SmackDown, anche grazie agli amici di Spazio Wrestling, intitolato Daniel Bryan, interrogativo, dice si unirà ad Edge e Roman Reigns per WrestleMania. Puntata che ovviamente inizia appunto con Daniel Bryan che richiama in modo forte il suo voler essere presente appunto in uno dei match di cartello appunto contro Roman Reigns ed Edge a WrestleMania o chissà magari dice. Il vincitore della prima sfida si andrà poi a sommare all'altra sera. E sapete, WrestleMania è suddivisa anche quest'anno in due serate. Dice nella serata 2 chi vincerà nella prima sfida affronterà me. Ok, interviene Adam Pearce dicendo che ovviamente ci penserà su e prenderà una decisione a riguardo. Allora, Seth Rollins contro Nakamura, un po' rivincita di Fastlane, anche se sul risultato non cambia, vince Seth Rollins. Post match, Seth attacca Nakamura, ma arriva Cesaro ad attaccare, evitando il ritorno appunto dal Seth freaking Rollins e lo atterra con un uppercut. Poi prova la sua gira, volte rigira, ma Rollins non cade nella trappola, anche se poi ci sarà una riprova di questa gira e rigira nel backstage. Roman ovviamente abbastanza nervoso di tutta questa questione tra Daniel Bryan e Adam Pearce, anche se poi arriveremo tra un paio di minuti a dire un po' quella che è stata la decisione finale. Intanto abbiamo un 3 contro 3 tra Big E e gli Street Profits contro Apollo Crews, Chad Gable e Otis, detti gli Alpha Academy. A vincere sono proprio Apollo Crews e Gable e Otis in un 3 contro 3, ovviamente come al solito di queste sfide 3 contro 3 che si vanno poi a risolvere con una serie di interventi concatenati e poi insomma grande omaggio di Apollo Crews da un paio di settimane, anzi chissà, magari l'ha aggiunto un suo repertorio, la famosa Olympic Slam, mossa caratteristica dell'Hall of Famer del leggendario Kurt Angle, e quindi insomma si presume davvero che a parte di queste settimane, questi mesi, ma chissà magari se Apollo Crews potrà vivere il suo WrestleMania moment andando a detronare Big E dal suo titolo intercontinentale. Poi vi è un episodio speciale del KO Show di Kevin Owens con ospite Sami Zayn, ovviamente si parla di quanto fatto dallo stesso Sami nei confronti di Kevin la settimana scorsa. Sta di fatto che ad un certo punto Kevin Owens zittisce
lo stesso Sami Zayn dice: una deve essere la decisione, o mi affronti o non mi affronti a WrestleMania. E alla fine Sami Zayn dice: sì, accetto. Ovviamente questo primo round, almeno a parte la scelta, lo vince però alla grande Kevin Owens, che colpisce con un altro omaggio dei lottatori attuali, di quelli leggendari di svariati anni fa, con la Stunner, mossa questa invece di Stone Cold Steve Austin, nei confronti di Sami Zayn. Bianca Belair, Natalya vede la vittoria di Bianca Belair, ma a parte la vittoria c'è da dire che si rivendica dallo schiaffone di Fastlane, la Belair, che appunto domenica scorsa al pay-per-view Sasha aveva dato sul volto della Belair. Questa volta invece è Bianca Belair che, trovandosi in un momento favorevole, dice: beh, adesso mi, come dire, invece di porgere l'altra guancia, la faccio vedere io, insomma. Sta di fatto che a questo punto sono 1-1 e chissà settimana prossima cosa ne verrà fuori. Poi Re Mysterio contro Dolph Ziggler. Re Mysterio, che sappiamo tutti del suo potenziale, e insomma, nonostante era quasi lì sull'orlo della sconfitta, il caro folletto di San Diego, Mr. 619, è riuscito invece ad incamerare una vittoria appunto insperata. Tanto poi, prima del segmento main event finale, la regia americana di Fox ci introduce, appunto, gioco di parola, le introduzioni nella Sala della Gloria di Kane e Great Khali nella Hall of Fame 2021, ricordando, se non mi ricordo male, come ho visto meno di mezz'ora fa che ho terminato di vedere la puntata, che la trasmissione dell'Hall of Fame 2021 dovrebbe, vabbè, preregistrata sicuramente, ma comunque dovrebbe essere trasmessa in America e quindi visibile anche a chi magari di noi italiani ha il network il 6 aprile. Ricordando che quest'anno la cerimonia della Hall of Fame è comprensiva di 2 anni, ovvero di quella 2020 e di quella 2021, però si dice molto probabilmente che per quanto riguarda Batista sia un po' impossibilitato nella presenza, quindi nel ricevimento del premio della Hall of Fame 2020, che però appunto si svolge quest'anno, quindi è solo questione di tempo per vedere effettivamente Denimon nell'Arca della Gloria. Beh, decisione finale di Adam Pearce, che arriva in modo abbastanza soddisfacente per Daniel Bryan, perché Adam dice: adesso lo ufficializzo, ebbene sì, sarà un match a tre tra Roman, Edge e Daniel Bryan per il titolo universale a WrestleMania. Da lì poi ovviamente nasce colpo su colpo dei tre, però insomma non ho sostenuto qui alla fine. Edge davvero mattatore di tutta la puntata, sia dall'inizio che nel mezzo che alla fine. Infatti, puntata che si chiude con la stessa Rated Superstar, la Superstar vietata ai minori, che oltre ad aver messo KO almeno per questa serata Roman Reigns e Daniel Bryan, prende una sedia, si siede al centro del ring, ovviamente abbastanza nervoso, ma soprattutto voglioso di conquistare, o meglio, di riportare al centro della sua vita quel titolo che una decina d'anni fa è stato costretto a lasciare. Non era quello universale, ma quello World Heavyweight, e
E quindi, certo, per quanto riguarda un possibile pronostico, è molto difficile capire se Roman manterrà il titolo, se Edge appunto vincerà la cintura o Daniel Bryan. Certo, il tutto ci farebbe presagire a un buon fine per Edge, ma staremo a vedere. Ebbene, cari amici, mi dovete scusare se martedì alla fine non ho fatto un riepilogo della card di WrestleMania, ma ne sento l'obbligo di farlo quest'oggi, visto che appunto con SmackDown si chiude la settimana degli show WWE. Allora, al momento dalla fonte Wiki, per quanto riguarda la serata 1, 10 aprile, ricordiamo su Peacock TV per gli americani e su Network per gli europei, abbiamo Sasha Banks contro Bianca Belair, difesa titolata della campionessa di SmackDown Sasha Banks. Bobby Lashley con l'assistenza di MVP difende il titolo massimo WWE di Raw dall'assalto di Drew McIntyre, Cedric Alexander e Shelton Benjamin bannati da Bordo Ring perché Drew McIntyre li ha battuti in quel di Raw questa settimana. Bad Bunny con l'assistenza di Damian Priest contro The Miz con l'assistenza di John Morrison. Il New Day, Kofi e Xavier Woods contro AJ Styles e Omos per i titoli di coppia di Raw, appunto detenuti da Kofi e Xavier. Braun Strowman contro Shane McMahon, per ora match singolo normale, ma vedremo se sarà aggiunta una stipulazione. Cesaro contro Seth Rollins, match singolo, e quindi già prima serata abbiamo 6 sfide. Seconda serata, 11 aprile, abbiamo Roman Reigns con l'assistenza di Paul Heyman che difenderà il titolo universale di SmackDown dall'assalto appunto di Edge e Daniel Bryan. Asuka difenderà la cintura femminile di Raw dall'assalto di Rhea Ripley, anche se bisogna capire Charlotte Flair se riuscirà a recuperare dalla positività al Covid per presenziare a WrestleMania, staremo a vedere. The Fiend Bray Wyatt con l'assistenza di Alexa Bliss contro Randy Orton. Anche questo match singolo uno contro uno, ma molto probabilmente verrà aggiunta una stipulazione. Big E contro Apollo Crews, un Big E chiamato a una difesa non proprio facile dal suo titolo intercontinentale di SmackDown contro ormai il nigeriano Apollo Crews, e Kevin Owens contro Sami Zayn, match 1 contro 1. Quindi vediamo, più o meno c'è equilibrio nelle due serate, 6 nella prima e 5 nella seconda, anche se probabile di arrivare tranquillamente a 15-16 match complessivi. Comunque ci sono altre 2 settimane da qui a WrestleMania. Inoltre, prima di chiudere il video, volevo dire che avevo letto, diciamo, l'ultima puntata di SmackDown, quella pre-WrestleMania, sarà pre-registrata, se non vado errato, settimana prossima. Quindi insomma, settimana prossima, che si preannuncia davvero abbastanza impegnativa per gli atleti. A me non mi resta quindi che salutarvi, darvi appuntamento, come ho detto, a questa sera per Formula 1 MotoGP, risultati delle qualifiche e domani poi con le gare i Gran Premi. Ovviamente dirette su Sky e differite per questo weekend su TV8. Quindi buona fine settimana a tutti. Noi ci vediamo stasera. E che dire? Speriamo sempre per quanto riguarda l'aspetto pandemia nelle vaccinazioni. Io vi saluto, lo sapete, mi trovate qui su YouTube e su Facebook.
Quindi ciao a tutti, ai prossimi appuntamenti, ciao!